qualcosa di concerto dove arriva il pubblico, si siede e guarda il palco mentre noi suoniamo e ci ascolta. È un po' più interattivo. Penso che fosse intenzione principale di trovare uno spazio che potesse accoglierci, nel senso uno spazio con varie realtà, tipo questo. È una musica che cerca di non mettere paletti ai musicisti, agli ascoltatori, cerca di tenere il campo di vedute ampio. Così come lui tratta di tutta una serie di temi, esattezza eccetera, portando degli esempi, anche noi nella nostra pratica, cioè ciò che facciamo, ciò che suoniamo, la nostra espressione è figlia di tutte le esperienze musicali che abbiamo fatto. La discreta challenge è il fatto di trovarsi, non aver mai suonato insieme nel giro di un paio di 2 o 3 giorni, riuscire comunque a realizzare un lavoro, chiamiamolo un lavoro, e anche se riguarda l'improvvisazione o comunque delle cose non perfettamente organizzate, ponderate. Pensiero espresso in questi saggi è tipo veramente molto intrigante, molto, cioè, ha offerto tanti spunti di ispirazione su come pensare. Mi piace, cioè, tipo una lezione di pensiero sulla letteratura, è molto bello in questo senso. Abbiamo scelto di non tentare una traduzione esplicita di ogni concetto che lui tratta in un brano musicale, perché ci sembrava un po' ovvia e forse anche limitante. Siccome a noi interessava applicare questi concetti a una pratica improvvisativa, abbiamo più che altro parlato di come di cosa ci ispirava ogni capitolo, anche andando nello specifico con delle citazioni magari, e pensare a come possiamo prendere questi concetti ed applicarli alla musica. Sicuramente vengono fuori materiali diversi in base ai luoghi in cui si suona, nel senso comunque all'interno c'è un'acustica molto generosa fin troppo, e quindi vieni portato a creare questi suoni immensi, lunghissimi, mentre all'esterno hai più possibilità, hai possibilità diverse, più difficoltà a volte, però abbiamo cercato un po' di anche tradurre vari termini di Calvino magari attraverso lo spazio. Cosa può essere un'esattezza all'interno, all'esterno può essere un altro suono data dall'acustica dello spazio stesso. C'è un capitolo che parla di rapidità, e non è tanto una rapidità di movimento ma piuttosto una rapidità di pensiero, e quindi la rapidità magari che in base a quello che stai ascoltando, che sta succedendo, ma sto provando un po' a sondare quello che è successo quando ho preso l'archetto nel banjo, perché tipo ho sentito che il contrabbasso stava usando l'archetto, ho visto che anche lui ha un archetto in più e l'ho preso e mi sto usando sul banjo, e per entrare in sintonia col suo tipo di suono e di situazione che lui stava costruendo col suo strumento. Motivo per me intanto di approfondire la conoscenza di degli altri con cui insomma ci si conosceva già in maniera più o meno approfondita, ma insomma si era già visti, tranne con Beatrice che non ci conoscevamo. Più o meno come una sordina, in realtà è molto interessante lavorare con delle superfici metalliche in generale attaccate allo strumento, perché diciamo vibrano per simpatia, no? Quindi vai appunto a scoprire poi effettivamente qual è la nota, qual è la frequenza che risuona maggiormente su una determinata superficie in base alle dimensioni, in base al materiale.
fatto che lui cita una serie di autori e traccia un po' come questi concetti, secondo la sua analisi, rimangono in qualche modo sempre verdi nella letteratura. E noi abbiamo cercato di prendere un po' di questi esempi e immaginare come si possono applicare in musica. Quindi adesso, un po' perché non vorrei esplicitare una cosa che abbiamo volutamente lasciare vaga, però l'idea di dire, la leggerezza e la rapidità sembrano collegate, no? E possono essere sia la rapidità d'esecuzione, per dire, quella è una cosa abbastanza semplice, suonare tante note velocemente, però forse è più interessante per noi l'idea di una rapidità di dialogo e di pensiero. E anche lui parla di questo, la rapidità del pensiero, non tanto la rapidità fisica, però di passare da un concetto a un altro, oppure l'esattezza, riuscire a avere in mente una cosa e renderla, manifestarla in suoni o in azioni performative in maniera precisa, che la cosa che uno immagina riesce a renderla visibile per gli altri.